Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato della collezione di Catrice Genderless. Tutti questi prodotti li ho acquistati nel sito di Cosmetic for Less e questa collezione mi ha stupito tantissimo perché è una collezione molto particolare, perché può essere utilizzata sia dai ragazzi che dalle ragazze. È una appunto collezione dal nome appunto si chiama appunto Genderless e appunto ho acquistato qualche prodotto, in realtà avrei voluto acquistare più prodotti però erano meno disponibili rispetto alla totalità dei prodotti di questa collezione nel sito di Cosmetic for Less. Ho visto che dello stesso tipo è uscita anche una collezione di Essence e anche di quella collezione ho acquistato qualche prodottino. In realtà anche l'anno scorso era uscita una collezione del genere anche di Wycon e mi ero trovata benissimo. Ero curiosissima di provare questi prodotti. E niente, iniziamo. Come sempre comunque trovate l'elenco dei prodotti con loro prezzi giù nell'info box. Il primo prodotto che vi mostro è questo, che non vorrei cercarvi perché praticamente davanti è tutto con diciamo lo specchio. Praticamente questo è un Eye and Brow Shading nella collezione C01 Unisex. Praticamente all'interno ho trovato 9,6 grammi di prodotto a 12 mesi di PAO. All'interno in realtà invece non ha uno specchio appunto perché ce l'ha esternamente e le cialde sono queste. In realtà sono delle cialde che possono essere utilizzate sia come ombretti per sopracciglia sia come ombretti diciamo per la palpebra. Io sicuramente le utilizzerò come ombretti per le palpebre perché sapete che per le sopracciglia preferisco utilizzare una matita. Di solito utilizzo, cioè la mia preferita è quella di Nabla. Diciamo che le cialde così di ombretti preferisco utilizzarle appunto nelle palpebre e le utilizzerò così. Adesso vi faccio le swatch e vediamo insieme la pigmentazione. Praticamente questa è una cialda, diciamo, che può essere utilizzata come illuminante sotto la carta sopraccigliare, quindi per definire le sopracciglia. Queste due sono le due cialde che possono essere utilizzate, diciamo, nelle sopracciglia, una più chiaro e una più scura. Questa è più fredda rispetto a questa. Magari queste possono essere utilizzate per le biondine e questa per chi ha un tono di sopracciglia molto più scuro e può essere stratificato fino ad arrivare al colore delle vostre sopracciglia. Sicuramente non è adatto secondo me a coloro che hanno sopracciglia che danno un po' sul rossiccio. Comunque le colorazioni sono queste, quindi come vedete il primo è molto molto luminoso e sicuramente utilizzerò sotto la carta sopraccigliare perché è di quegli ombretti che sapete che mi piacciono tantissimo utilizzati così, e le altre due cialde sono queste che sono entrambe matte in questo caso. Quindi come vedete questo sicuramente è detto per le bionde, invece questo per chi, per le brune, chi ha le sopracciglia un po' più scure. Diciamo che non sono tantissimo omogenei secondo me. Sfumandole un po' si ottiene più l'omogeneità, però secondo me soprattutto questo è meno omogeneo rispetto a quello che mi aspettavo. Però comunque lo utilizzerò come ombretti, al limite se non mi dovessero piacere come ombretti magari posso utilizzarli anche come sempre ombretti, però per sfumare, quindi nella piega, però come pigmento ci siamo, mi piace abbastanza. Poi ho preso questo che praticamente si chiama Color Correcting Luminizer, è nella collezione 01 Makeup as No Gender. All'interno ci sono 16,32 grammi di prodotto e 12 mesi di PAO. Praticamente è una cipria colorata sia di bianco, di verde e di rosa. Sapete che di solito preferisco più che non ciprie colorate fatte in questo modo, ma utilizzare i correttori colorati per le discromie. Comunque questo è fatto così. Praticamente qua ci sono i buchini. Diciamo che swatchato esce questa colorazione qua che non so se vedete, è molto molto chiara, pur avendo una colorazione rosa e verde swatchata diventa praticamente come se fosse una cipria trasparente. È una cipria molto molto sottile, quindi mi piace tantissimo. Sapete che in realtà io non acquisto quasi mai delle ciprie in polvere libera perché sono molto scomode, preferisco quelle in polvere compatta, però era molto carino sia per il packaging sia perché volevo provare un prodotto del genere. Comunque le cialde sono un rosa un po' più chiaro che questo e un rosa un po' più che quasi sul malva. Poi c'è appunto il bianco e il verde, che in realtà è un verde molto più chiaro rispetto a quelli che utilizzo appunto come correttore. Comunque la colorazione non so se la vedete, è molto molto chiara. Comunque come praticamente una cipria di quelle traslucide. E poi essendo presente una maschera in collezione non potevo non prenderla. Questa si chiama Hangover Face Mask. È una maschera a viso che ha una scadenza prefissata, non ha un PAO, è una maschera di quella in tessuto, qui ci dice che all'interno ci sono due pezzi, che è idratante, rinfrescante, energizzante. Praticamente si tiene 15 minuti come sempre. Sapete che le acquisto molto molto spesso, che ultimamente ne ho acquistato tantissime in
da OVS perché c'è la promozione che se ne prendete tre, quella meno cara la pagate un centesimo. Sapete della mia fissa ultimamente per la skincare, quindi quando l'ho vista in collezione l'ho presa subito, anche perché di Catrice non avevo mai preso una maschera. In realtà sono presenti anche nella collezione appunto quella genderless di Essence, anche in quel caso l'ho voluta prendere perché ero curiosissima di provarla. E niente, fatemi sapere se voi avete preso qualcosa di questa collezione, cosa ne pensate, se anche voi l'avete vista come una collezione un po' particolare, quali prodotti vi hanno, diciamo, incuriosito. Sicuramente prenderete. Se è piaciuto il video, mettete mi piace e a presto. Ciao!